tagliati, vabbè, pasta fresca all'uovo, si fa prima, ti piacciono? Sì. Si possono fare in tutti i modi, quindi sì, è la pasta così. I maltagliati sono la pasta base per la prova di abilità. Beh, i maltagliati è pasta fresca tagliata male. Bene. Parti tu. Sì. Fai l'espresa, 45 secondi, via. Monica, ti do io il via, pensa come vuoi elaborarli. Giusto qualche puntata fa, Riccardo mi diceva che i fiori di zucca san di poco, io facevo dei maltagliati con i fiori di zucca. Vai Monica, io li farei così, quindi per i maltagliati 100 g di farina e un uovo, li facciamo semplici con la pasta più elastica. E una bustina di zafferano, basta per il colore e leggermente per l'aroma. Poi serve almeno 8 fiori di zucca a testa, si può fare anche con il fiore della zucchina. Due cipollotti freschi, brodo vegetale fatto con sedano, crota e cipolla, ne basta pochissimo, basta una tazza. E poi un uovo sodo a testa, con le uova buone. Erba cipollina, che non la uso mai. Vai! Qua abbiamo del pesce, carciofi, fave sgusciate, asparagi, un sacco di verde. Qua abbiamo invece pochi ingredienti, ricotta, pomodorini e mandorla tostata. Esattamente. Ok, 10 minuti, fateli buoni, via! Mentre voi mettete subito sul fornello, io continuo la mia ricetta prima che mi dimentichi cosa volevo fare. Perché in realtà la mia non è una ricetta, è semplicissima, è una ricetta base, ovvero farci qualcosa con i fiori di zucca o delle zucchine. Certo, se i fiori di zucca sono belli, croccanti, giganti, potete friggerli, sapete come lavorarli, ma a volte dopo un giorno soltanto che li avete in frigorifero si ammosciano un po'. Però sono buoni per farci i sughi molto delicati. Con una pasta del genere è perfetto. Fate un fondo di abbondante cipollotto fresco, certo potete sostituirlo anche con altre cipolle purché siano bianche e molto delicate. Fate stufare con l'olio in padella a fiamma veramente bassissima, dovete tagliarla sottile e farla stufare con l'acqua o in questo caso con il brodo vegetale, fino a fare un fondo molto cipolloso, quasi trasparente. In quel momento aggiungete i fiori, li staccate ovviamente dalla parte dove c'è il picciolo all'interno, basta strapparli in questo caso perché vanno tagliati al coltello, non fateli troppo sottili sennò diventano una crema, tagliateli in 3-4 parti, diventeranno comunque veramente sottili e si impastano insieme alla pasta. A proposito di pasta, uova, farina, pizzico di sale e zafferano nell'impasto. Fate l'impasto, lo stendete e lo tagliate a losanghe, quindi con la punta del coltello, basta che siano su per giù tutti delle stesse dimensioni, li faccio anche piuttosto sottili. Dicevo, i fiori li faccio stufare, aggiungo sale e pepe in padella e faccio cuocere tutto molto dolcemente. È una sorta di brodetto con i fiori di zucca. Quando tufferete la pasta all'interno e la saltate appena a fiamma media, non importa fiamma violenta, anche fuori dal fuoco, appena si comincia a rapprendere il tutto, lasciatela piuttosto brodoso, appunto, questo fondo di cottura, che si colorerà, perché la pasta in cottura butta fuori lo zafferano, quindi tende al giallastro. E per dargli una strizzata d'occhio alla carbonara, prendete il tuorlo dell'uovo sodo e lo sbriciolate sopra in modo che questo brodetto che rimane sul fondo della fondina, man mano che girate maltagliati, si impasti e dia giallo come giallo è il fiore, come giallo è lo zafferano nei vostri maltagliati. L'erba cipollina la metto un pochino per profumare. Ovviamente se volete spingere un po', parmigiano grattugiato, grana, oppure un caprino. Insomma, io lo faccio senza formaggio. Se vi piace, poco ci sta bene. Che fai, Henry? Ci racconti la tua ricetta mentre ti sposto un po' di ingredienti? Tu hai scelto il pesce. Volevo fare una rivisitazione della vignarola, che è questa ricetta che consiste nel unire le verdure della tarda primavera, quindi asparagi, fave, piselli e carciofi, tutte quante in una stessa, in uno stesso sugo, in uno stesso accompagnamento per la pasta. Normalmente credo siano anche cotte in varie diverse modalità, per cui alcune più cotte, alcune più crude, le fave credo che siano passate con la cipolla, mentre i piselli no, eccetera, eccetera. La mia domanda è questa, tu stai facendo andare lo scalogno tagliato a fette, a pezzettoni, insieme alle fave che cuociono veramente un secondo, perché se sono pelate sono già sbollentate. Attento ai tempi, perché sennò sta di cipolla. Il pesce l'hai buttato una testa in cottura, quindi più per fare un brodo. Sì, un po' un fumetto per poi andarci a cuocere i... E i maltagliati dove li cuoci? Lì dentro? Li cuocio lì dentro con un bel po' di brodo e poi estraggo tutto quanto e scolo
il brodo di Manenza. Come si fa per una pasta risottata? Sì, però questa è pasta all'uovo e c'ha la farina intorno. Quindi agglutina? No, quindi buttali un attimo nell'acqua, tirali su e poi li finisci dentro, perché si risottano le paste al secche, quindi di grano duro. Benone. Perché sennò la farina d'esterna ti rimane dentro e ti fa un pastone. Quindi sbollentala un attimo. Mi raccomando, perché mancano 6 minuti. Come siamo messi qua, Monica? Allora, siamo messi che questo è un piatto molto veloce, di conseguenza è quello dell'ultimo momento di estate. E ho fatto rosolare. Ma questi sono i maltagliati? Sì. Ah, allora questa spostiamola, sì. Dai. Ok, scusami, vediamo come l'ha tagliati, perfetto. E è molto veloce, io amo molto i latticini, le ricotte, anche perché mio papà è della provincia di Salerno, quindi noi ricotta di bufala, mozzarelle. Quindi fai già, dai la cremosità semplicemente, sì, con la ricotta ripassata in padella. Esattamente, adesso butto i maltagliati, questa la lascio così sciolta, ci dovrei aggiungere un pochino di acqua di cottura. Mettici. Per mettere, sì. Sale, pepe, sale, sì. Pepe, cucchiaio. Sale, pepe, assaggiare, sale, pepe, assaggiare. Volevo dire a Riccardo che io l'acqua della pasta la salo. Brava, quindi... brava. Stavo per dire, Ricky, invece mi ha anticipato. Non c'erano bisogno. Beh. È l'esperienza di una mamma. Certo. Vogliamo salutarli, i tuoi figli? Sì, allora. Chi sono? Sono Sofia di 16 anni e Tobia di 13. Ciao, Sofia e Tobia. E Tobia è un... un futuro cuoco o è un peperino? No, secondo me sta più da quella parte. Dalla parte di Ricky? Sì, lui vorrebbe fare l'alberghiero, però quando gli dico che dovrebbe cucinare dice no, è meglio se assaggio. E quindi è più allora da quella parte. L'alberghiero non va bene. Il pomodorino caldo ma crudo... io lo faccio un po' caramellare. E allora lascialo sul fuoco, perché fra 4 sì. minuti e 20 secondi, se no non è caramellato. Ok, sei sposato, fidanzato? Sono fidanzato con Alessandro, che è tra il pubblico. C'è Ale, ciao Ale, ciao, dopo vengo anche da te. E ho due gatti, quindi diciamo assetto base. Ma io ho letto la tua scheda prima, velocemente, come faccio sempre, ma ho visto ballerino di hip hop break dance per 15 anni. Sì. Quando ero molto giovane. Dimmi che adesso non sei... No, davvero, si sfregano. Bisogna essere sempre allenati, sempre perfetti. Anche e poi con l'età arrivano anche i primi doloretti. Con l'età. Sì, beh, quasi a 50 anni si cominciano a manifestare. Ma tu non hai mai visto... Buttalo fuori. Non hai mai visto... Aspetta, hai sentito il Saba? Scusate. Sì. Aperto automaticamente. Dimmi, Ricky. Tu non hai mai visto i breaker che fecero i film negli anni 80? Quelli con lo sterone così. Sì, non l'hai visto oggi come stanno ridotti? Col girello. Stanno tutti, sì. Stanno proprio dei cosi però, che vanno in però giro. Però è bello, quando... Sì, era bello, pure loro dicono questo, era bello. Dai. Stanno con i bastoni, le stampelle, stanno così. E poi fanno dei ricordi, si riguardano sempre i video così. Io ascolto quel tipo di musica, però chi sa ballare quel genere lì bene è veramente un atleta più che altro. Sì. Stavamo parlando di maltagliati, poi siamo andati sulla breakdance. Ma qua basta un attimo per cambiare secondo. Discorso. Maltagliato preferito veloce di Luciano, di Luciano Zazzeri. Luciano, questo è un capolavoro perché è triglia, pomodorini e credo basta. Ma la sua semplicità è veramente buona. Ma rosso o bianco? No, in bianco, ma proprio due pezzettini di pomodorino. Ma le triglie sono di scoglio? No, sono di lago. La domanda era giusta, perché di scoglio o di sabbia? Però usa il brodetto? Credo di sì, usa il brodetto perché comunque sono cremosi, sono belli lucidi e tutto. Sedano, carote e scaloni, tostate le pezze in casseruola con un pochino d'olio, 2 bacche di pepe nero, rosolate, quando sono tostate le verdure mettete le teste, le lische, delle triglie, tostatele ancora, vino bianco secco, sfumatela, aggiungete acqua fredda, prezzemolo, fate bollire il tutto, prendete le triglie sfilettate, saltatele in padella con un goccio d'olio per 2-3 secondi, scolateci i maltagliati, bagnatele col brodetto e il pomodorino schiacciatecelo sopra. Via! Trovate tutto in slow motion su pochefiamme.la7.it. E mentre sono qui vi dico che manca un minuto, voglio sapere il maltagliato di Xaba. Io con le verdure, visto che già c'è l'uovo nella pasta, e mi piace molto con la zucca, col castelmagno e magari con dentro anche un fungo economico come lo champignon oppure un po' di porro. Pasta fresca, le pasta fresca. Sul sito sono date a una velocità diversa da quella in cui l'avete sentita, sono certo. Sbobinabili. E anche scritte. Questa era un'altra ricetta, questa la troverete scritta, questo è il piattino, la salsina molto semplice ma coccolata bene, che ora si è caramellato un po' di più. Avete assaggiato? Sì. Avete assaggiato tutto? Vi sentirete più tranquilli quando vi dico che mancano 12 secondi. Ah,
fai l'impiattage diretto nel piatto. Sì. Non li mantechi così, li facciamo mantecare a loro. Stop al tempo. Piatti sull'alzata, bravi. Bravi. Bravo, bravo Monica. Numero 5. Bravo. Allora.